Il lupo potrebbe tornare ad essere cattivo, c'è apprensione per la sorte di questo splendido mammifero che rischia di passare da specie strettamente protetta a protetta, dando di fatto il via libera all'ripresa della caccia. Uno scenario che diventerebbe realtà qualora la proposta della Commissione europea di abbassare lo status di protezione fosse approvata dal Consiglio UE, accolta dalla Convenzione di Berna sulla conservazione della fauna selvatica e habitat naturali. Bruxelles riconosce che gli oltre 20.000 esemplari sono un ottimo risultato per la reintroduzione della specie, ma fa emergere l'idea che, secondo cui il lupo potrebbe diventare un rischio per il bestiame e quando si avvicinano alle case a volte anche per la popolazione. La proposta ha allarmato gli ambientalisti che l'hanno definita un regalo della von der Leyen alle lobby agricole. Il WWF è contrario alla proposta e invita gli stati membri a respingerla con decisione. La presidente della Commissione sacrifica la conservazione della specie per il proprio tornaconto politico, aggiunge il WWF. Anche BirdLife Europa insiste sulla responsabilità diretta della presidente della Commissione, parlando di ultimo regalo di Natale di von der Leyen al gruppo PPE e alle lobby agricole. Gli avvocati ambientalisti hanno commentato la notizia definendola un triste presagio per la protezione della fauna selvatica in Europa. Nonostante le proteste degli ambientalisti, l'Unione Europea sostiene che il lupo è un pericolo reale. La stessa von der Leyen spiega come il ritorno dei lupi sia una buona notizia per la biodiversità, ma la concentrazione di branchi in alcune regioni europee è diventata un pericolo soprattutto per il bestiame. Per gestire meglio le concentrazioni critiche di lupi, le autorità locali hanno chiesto maggiore flessibilità. Possiamo trovare soluzioni mirate per proteggere sia la biodiversità che i nostri mezzi di sussistenza rurali.